Salve a tutti, io sono Carolina Capria, sono una scrittrice di libri per ragazzi e da circa un anno ho aperto una pagina Facebook e Instagram che si intitola La scrittona femmina, in cui provo a raccontare scrittrici che per me sono state fondamentali e libri che amo e ho amato, nella speranza di incuriosire e di far venire più voglia di leggere le scrittrici e le autrici che abbiamo intorno a noi e che leggiamo poco. Allora, scegliere tre oggetti è stato difficilissimo e quindi ho provato a darmi un tema. E quindi il tema che mi sono data è stato tre limiti che credo di aver superato. Ce ne sono tantissimi con cui mi confronto quotidianamente e che ancora non ho superato, però ci sono tre piccoli successi della mia vita e sono rappresentati da tre oggetti. Il primo oggetto è questo ed è il gioco preferito del mio cane. Io ho un cane da 5 anni e è stato un incontro assolutamente fortuito e inaspettato, non pensavo e non desideravo avere un cane, poi ho conosciuto lui ed è stato un po' un innamoramento a prima vista. E io ho sempre creduto di non essere molto brava a occuparmi di qualcuno, ho sempre pensato di non avere nel DNA quel gene che ti permette di prenderti cura delle persone che ami, e invece lui mi ha insegnato, semplicemente vivendomi accanto, essendomi amico, che in realtà ci riesco, che riesco a fare questa cosa, che è una cosa di cui ho sempre avuto timore, in realtà è una cosa che so fare. Magari la faccio a modo mio, non la faccio nel modo canonico, cioè sono un po' un guaio, mi dimentico un sacco di robe, però a modo mio sono riuscita a capire che posso prendermi cura di qualcuno. L'oggetto 2 è una foto, piccolissima, che ho scattato il 20 ottobre del 2017, il giorno in cui mi sono tinta i capelli di rosa. Ci sono una serie di cliché sul fatto che le donne cambino colore di capelli e pettinatura perché vogliono cambiare. In realtà questa foto rappresenta il superamento per me di un altro limite. Era un desiderio che avevo da un sacco di tempo, quello di tingermi i capelli di un colore un po' insolito. E non l'avevo fatto fino ad adesso perché mi ero un poco fatta frenare dall'opinione comune. E invece in quel giorno lì io ho deciso che non mi importava. E quindi sono andata, mi sono tinta i capelli del colore che volevo io. Capelli che tuttora porto perché mi piace come mi fanno sentire. Più che come mi stanno, non so come mi stiano, non mi interessa. Mi fanno sentire bene e mi va bene questo. E quindi il secondo limite che ho superato è quello con la società che mi racconta, e ho scelto di raccontarmi da sola. Allora, il terzo oggetto è un correttore, è un copriocchiaie. Da quando ho cominciato a truccarmi, ho sempre creduto di dover coprire i difetti, e quindi le occhiaie, che ho sempre avuto molto marcate. Fino a primavera dell'anno scorso, in cui ho deciso di provare a vivere senza correttore, a vedere com'era la mia vita senza coprire quello che mi sembrava fosse un difetto inaccettabile per me e per chiunque mi guardasse. Sembri stanca, ti devi riposare un po', con le solite cose che ci dicono quando non siamo perfette. E con il tempo mi sono accorta che il difetto che cercavo di mascherare era molto più visibile quando cercavo di mascherarlo. Cioè, io adesso le occhiaie sono un po' come i tatuaggi, non li vedo più, non le noto più. Il tatuaggio all'inizio, appena lo fai, sembra una cosa enorme che ti caratterizzerà per sempre, poi dopo un po' smetti di vederlo, e ho smesso di vedere anche le occhiaie, quindi questa è la mia terza vittoria. Volevo trovare oggetti che raccontassero sia le mie imperfezioni, cioè il mio non arrivare nei posti dove vorrei arrivare, sia la mia capacità di arrivarci qualche volta. Ci è voluto tempo, ci è voluto impegno, però io queste cose le ho fatte. È stato utilissimo per me cercare di capire quali fossero gli oggetti che rappresentavano i miei successi e di conseguenza i limiti che ho superato. Penso che possa essere utile e penso che possa far bene, quindi se avete voglia di provare a raccontarlo, io sicuro sto a leggere, ecco.